bisogna intanto far saltare questa logica degli appalti al massimo ribasso, della mancanza dei controlli, degli appalti a cascata. Mi pare che quello che è successo qui dimostri come sia necessario intervenire prima con la prevenzione e la formazione, durante con le ispezioni, più ispettori, più ispezioni, dopo inasprendo le pene e provando ad inserire nel nostro ordinamento la previsione dell'omicidio per violazione delle norme sul lavoro. È il momento non del cordoglio, è il momento di fare, di agire e di intervenire finora dove non si è fatto, cambiando quelle leggi balorde che sono state fatte. Il subappalto va a cascata, va cancellato, bisogna introdurre la patente a punti, bisogna estendere il diritto alla formazione e alla prevenzione, bisogna aumentare le assunzioni degli ispettori e anche dei servizi di medicina del lavoro. Io di annunci e di chiacchiere ne ho già sentite anche troppe. È da luglio che non ci sta incontrando. Noi queste cose un anno e mezzo che le abbiamo proposte. Adesso ci vogliono 41 morti per decidere che bisogna intervenire. Hanno convocato lunedì mattina, bene, si apre una trattativa. Non sia il solito film che ci tengono mezz'ora a Palazzo Chigi per chiederci cosa pensiamo per poi fare quello che gli pare.